Ciao ragazzi, sono Ariel82, questo è il mio canale. Vedremo questo nuovo video. Scusate, ma sto facendo il video col cellulare perché mi è appena arrivato questa spedizione di Amazon. È praticamente, diciamo, la seconda tranche di upgrade della nostra stampante 3D. Ok, andiamo a vedere per ordine. Benissimo, questi sono dei cuscinetti da 22 mm esterni e 8 interni che verranno posti sulla parte alta per eliminare, diciamo, il wobble o comunque rendere la nostra stampante un po' più stabile. Una bella confezione. Poi dopo comunque li vedremo tutti quanti montati, vedremo anche come funzionano, se vanno bene o no. Ci riesco con una mano, cosa che non potrà mai accadere. Ok, a posto, eccoli qua. Perfetti, sono veramente carini. Il link li troverete sempre in descrizione per acquistare esattamente questi, poi se volete altro andate a cercare. Ok, questo invece è il nostro sensore di prossimità che servirà, viene utilizzato un po' per tutto, noi lo utilizzeremo per fare l'autolevel della nostra stampante, così ogni volta poi vabbè imposteremo il bed in modo tale che per un gigo di modo tale farà sempre lo stesso livello. Allora, questo è capacitivo, di conseguenza non è induttivo, quello induttivo funziona solo con il ferro, con il metallo. Questo qua dovrebbe funzionare un po' su tutto. Poi vedremo come si collega. Questo funziona dai 6,36 volt, però praticamente se uno vuole farlo funzionare a 12 volt, che sarebbe però la massimo che può dare fuori la nostra ANET, bisogna fare delle resistenze e mettere, che poi vedremo successivamente. Io cercherò di farlo funzionare perché mi hanno detto che funziona benissimo anche a 5 volt, però la miglior performance è quella là, è dai 8-9 volts in poi, quindi 12 volt sarebbero ottimali. Solo bisogna fare dei punti per il segnale che dà in uscita, che non deve essere più a 12 ma a 5, altrimenti fa saltare la nostra ANET. Poi vediamo come connetterla all'ANET. Ok, vediamo quest'altro. Pacchetti di Amazon tripli, doppi, quadrupli, ecco qua. Questo è il nostro bed Lenicube ultra base. Ok, proviamo a non farlo rompere. Ok,
Ci siamo quasi. Ok, questo è il piatto. Come ci arriva? Con il suo gavetto. Le viti per montarlo. Ok, come vedete la scritta Anycubic Ultra Base Super UHCA. Mentre questo qua è, diciamo, questo è il piatto di vetro, sempre super fashion, con il maxi adesivo sotto, che mi hanno detto non tiene un granché. Ok, i link li troverete sempre in descrizione. Diciamo, questo dovrebbe essere il pezzo forte, dopo le barre, i cuscinetti e il sensore dovrebbero risolvere un bel po' di problemi. Ok, andrò a montare e poi vedremo le differenze tra le varie stampe. I link li trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale per ricevere nuovi aggiornamenti, soprattutto chi è interessato ai droni, alla costruzione di supporti, perché tra un po' inizieremo a vedere come si costruiscono con Fusion 360 i supporti per cellulari. Partiremo da quello, da disegnare quello che vogliamo a stamparlo. E poi, se volete questi prodotti, i link sono sotto di Amazon e troverete esattamente questi. Ok? Ciao ragazzi, grazie mille.